L'MFC Suite Forum è un'occasione di dibattito e interazione da parte del C-Suite delle aziende e delle istituzioni finanziarie che operano nelle specializzazioni dell'Executive Master in Finance di ISDA Bocconi. L'MFC Suite Forum è parte integrante del Project Work del Master, in particolar modo è costituito dagli assignment dei corsi di organizzazione personale e Strategic Finance Lab, che hanno l'obiettivo di analizzare come i criteri ESG, Environmental, Social e Governance si applichino al mondo della finanza e, dall'altra parte, quella di capire come implementare strategie di investimenti sostenibili nell'ambito dei track di specializzazione Asset Wealth Management, Banking Transformation, Corporate Finance Control e Real Estate Transformation. MFC Suite Forum del 2022, il cui titolo è Finance for Sustainable Future, si occupa appunto della finanza sostenibile, con un particolare focus sulla parte sociale, che è anche il tema di grande attenzione da parte della Commissione europea proprio nel 2022. Quando parliamo di sostenibilità intendiamo sostenibilità ambientale, quindi tutto ciò che può rendere l'ambiente ancora più ovviamente coerente rispetto a quello che è successo negli ultimi 100 anni di capitalismo industriale. Sostenibilità sociale intesa sostanzialmente come la capacità di impattare nei confronti appunto del sociale, riducendo il divide crescente che si è venuto a manifestare. Tecnologia e innovazione sono i due motori madre per riuscire ovviamente a fare questo tipo di soluzioni e questo tipo di cambiamenti. La tecnologia perché chiaramente ci aiuta con l'investimento a migliorare quello che è l'impatto nei confronti dell'ambiente, e l'innovazione perché chiaramente l'innovazione è lo strumento strategico e organizzativo che usiamo e mettiamo in campo per riuscire a fare tutte quelle decisioni che possono eventualmente appunto impattare ancora di più sul sociale. È importante chiedersi quanto conti la demografia per la sostenibilità delle aziende e delle istituzioni finanziarie. Due aspetti. Il primo aspetto è che la demografia dà i trend di lungo periodo. I trend di lungo periodo parlano di sfide in termini di numero di persone e sfide in termini di invecchiamento della popolazione. Questo tipo di trend lo possiamo prevedere, le aziende devono adattarsi a questo. Sull'invecchiamento della popolazione in particolare l'Italia è pioniera perché è il secondo paese dopo il Giappone. Le soluzioni per l'invecchiamento della popolazione e per la sostenibilità di questo trend trovate per l'Italia potranno essere scalate per il resto del mondo. Il secondo aspetto è che le aziende e soprattutto le istituzioni finanziarie, e qua faccio un esempio, le aziende che si occupano di rigenerazione urbana e di real estate, possono cambiare la dinamica demografica di un territorio, attraendo i giovani e contribuendo al cambiamento della popolazione, per esempio rallentando lo spopolamento di specifiche aree. La finanza ha un ruolo centrale per aiutare le aziende e le stesse istituzioni finanziarie a diventare più sostenibili e quindi a contribuire in generale alla sostenibilità della crescita, in quanto da una parte eroga finanziamenti e se li eroga guardando anche ai criteri che sono legati alla sostenibilità fa sicuramente investimenti che fanno bene facendo bene, cioè può aiutare le aziende e allo stesso tempo può contenere i rischi e aumentare il rendimento per chi eroga i capitali. La missione dell'Executive Master in Finance è quello di trasformare executive di aziende e istituzioni finanziarie in leader della finanza in grado di governare imprese e progetti tramite l'utilizzo strategico della finanza a servizio della sostenibilità. Per tale ragione, l'analisi degli investimenti sostenibili è parte integrante del progetto didattico che insieme al corso di Corporate Governance integra le dimensioni sociali e ambientali in tutte le attività dell'Executive Master in Finance di ISDA Bocconi. I lavori svolti dal mio track di riferimento hanno evidenziato come le società corporate che nel corso degli anni avessero investito di più e meglio nei principi ESG ne hanno tratto un enorme vantaggio nell'epoca della crisi. Questo ha riguardato sia l'innovazione digitale, sia chi anzitempo aveva investito, faccio un esempio, in pannelli fotovoltaici, energie alternative, con l'aumento incredibile dei costi dell'energia ha trovato un grande vantaggio competitivo. Quindi investire in ESG si è rivelata non solo una cosa giusta, ma certamente una cosa vantaggiosa. Questo forum, nel confronto con i colleghi, con le aziende, ci ha dato il senso di quanto sia complesso e di quanto aggiornamento, formazione e trasversalità richieda comprendere e saper governare i processi dell'oggi.
Relativamente alla parte di Banking Transformation, quello che abbiamo rilevato con la collaborazione con gli istituti è stato il grande livello di maturità che questi mostrano nell'integrare i principi ESG al loro interno, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista commerciale, con la proposta nei confronti dei clienti. È stato per noi importante rilevare sia quello che è la loro concretezza, sia la positiva ricezione da parte del mercato dei capitali rispetto a questi comportamenti. Dall'esperienza del C-Suite Forum ho imparato sicuramente una collaborazione attiva a tutti i livelli, una collaborazione sempre innovativa, stimolante e dinamica, e inoltre con gli istituti abbiamo potuto approfondire le tematiche ESG con un approccio nuovo e vivendole day by day con loro a quattro mani rispetto a quella che è la loro quotidianità. Dal punto di vista del mio track di riferimento, sia il track in Real Estate Transformation, abbiamo analizzato quali sono i driver che guidano la trasformazione sostenibile e che accelerano l'introduzione della sostenibilità e della tecnologia lungo tutte le fasi della catena del valore. La tecnologia diventa così un elemento abilitante della sostenibilità. Dall'esperienza di MF e C-Suite Forum ho imparato che la sostenibilità opera comunque in maniera trasversale lungo l'intera catena del valore e questo ha delle ripercussioni in termini di struttura di responsabilità e in termini di struttura di governance, poiché si denota un aumento dei membri dei board con competenze in tematiche ESG. Sicuramente mi ha colpito che, nonostante l'asset management sia un settore fortemente normato, in realtà ancora oggi ci sono delle importanti opportunità che ancora possiamo cogliere, quindi non dobbiamo pensare che tutto il mondo lato asset sia effettivamente arrivato, quindi che non ci siano più spazi, ma anzi secondo me è un'ottima sfida che tutto il mondo asset ancora può intraprendere. Dall'esperienza del EMF C-Suite Forum sicuramente ho imparato a gestire in maniera migliore tutte quelle esperienze relazionali con le persone che ho incontrato, sono tutte quante responsabili in società strategiche, qualcosa che sicuramente mi porterò nella mia carriera lavorativa. Le tre parole che utilizzerei per definire la mia esperienza sono futuro, trasversalità e armonia. Collaborazione, innovazione e mentalità. Apprendimento, gratitudine e collaborazione. Un'esperienza formativa, motivante e sfidante.